Mal d'Africa. Una definizione precisa di Mal d'Africa non esiste, perché i sentimenti che ciascuno prova sono così differenti, così intimi, che si può solo pensare di viverli. Difficile spiegare. Per me il Mal d'Africa è un virus, innocuo, ma dal quale non si guarisce. Mai. La curiosità è il vettore principale di questo male. Un male è cresciuto inesorabilmente attraverso i sogni di un bambino. La lettura di avventure passate, i racconti di cacciatori d'avorio, la storia di elefanti assassini e leoni mangiatori di uomini. Poi calibri, fucili e cartucce. L'immaginazione di luoghi dove tutto è immenso, di tramonti infuocati, di notti spaventose dove l'eco del brontolio di un vecchio leone risuona impetuoso, dove i gridolini impertinenti delle iene rompono il rumore del silenzio. Tutto contribuisce a incuriosire la mia curiosità e non vedi l'ora di diventare grande per rincorrere un sogno e al tuo risveglio scoprire che quel sogno è comune a tanti. Ma questa volta per me è un nuovo sogno. Negli ultimi 15 anni ho visitato diverse volte il continente nero, cacciando, filmando soprattutto, ma a dire il vero nei miei pensieri l'ho frequentato da sempre, avendo in mente da sempre le immagini, i suoni, gli odori, gli animali, un sogno che si rinnova anno dopo anno. È stato grande il piacere di condividere l'esperienza con amici vecchi e nuovi, ognuno dei quali ha rappresentato il proprio significato di Mal d'Africa. Signori, grazie a tutti, siete una compagnia fantastica. Ho già parlato delle origini del mio Mal d'Africa, un sogno da bambino, ma ora il sogno si rinnova e mi porta a confrontarmi con uno degli animali simbolo di questa terra, simbolo di scaltrezza, di determinazione, di forza, il bufalo. L'ultima volta che l'ho cacciato risale esattamente a 10 anni fa in Tanzania, nel 2006.
di nuovo, vai! Down! No, 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 no! Un punk via, via, e giù, va, aspetta, stai buono, perfetto, tiro di, benissimo, è dietro quelle piante, tiragliene un altro, aspetta, aspetta, a tango cato, mi sono zibio, venimo in forza chi la moglie, Zote è un più. Bravo, io l'ho mancato completamente. È ferito, eh? È ferito, è ferito. No, no, va giù. L'hai sentito? No. Primo preso, secondo mancato, terzo preso. Dopo di questa pianta secca, quelle verdi, è dietro quelle piantine verdi lì. Non grandissimo. No, è bello, è vecchio. Vecchio però. Yuko Apocini, it's huge in body and nice solid. Yeah. Io qua non ci sento p***o. Scusate. per i... Ecco. Okay. This is it. Vedo San Marcello, si incazza come un altro. We'll be right back.
Oggi ci riprovo in un modo diverso, con uno strumento diverso, cercando di portare a compimento un nuovo sogno, una nuova sfida, la caccia al bufalo con l'arco. Non sarà affatto uno scherzo, ho cercato di mettere tutto a punto, per primo il mio fisico, facendo un po' di allenamento, sapendo che ci sarà da camminare, da soffrire. In questa valle fa parecchio caldo in questa stagione. E poi il mio materiale, preparato meticolosamente dal mio mentore, Morris Bertanza. Con lui abbiamo studiato il migliore equilibrio tra potenza dell'arco, peso delle frecce, tutto a tavolino ovviamente. Allora siamo qui con l'arco di Fabio, che è venuto da me per sistemare, ripristinare l'arco per fare la caccia al grande bufalo africano. Abbiamo fatto una serie di lavori con quest'arco per poter arrivare ad avere una macchina perfetta e per poter arrivare a una grandissima penetrazione su questo enorme animale. Allora abbiamo cominciato rivestendo corde e cavi dove era possibile, questo per non permettere alla sabbia africana di rovinare le corde e di non danneggiare tutto durante il safari. Dopodiché successivamente abbiamo messo l'arco in pressa e abbiamo fatto una sincronia per l'uscita precisa della freccia. Abbiamo aggiunto un allineatore che ci permette di mantenere la pip sempre lineare durante l'apertura, anche con il caldo che può ruotare, cioè può far dilatare la corda e quindi far ruotare la pip e non avere una corretta mira. E dopodiché abbiamo creato una freccia con due tentativi, siamo arrivati a un peso di 700 grani. E questa freccia è studiata con uno Slim Tech Technology, che praticamente ci permette di avere una freccia molto pesante e molto sottile, più sottile del corpo della lama, questa per far scivolare, una volta passata la lama, la freccia all'interno della carcassa dell'animale, soprattutto colpendo grandi ossature. Abbiamo pensato di montare una lama German Kinetics da 150, che con un inserto di ottone da 75 siamo arrivati ad un peso complessivo di 225 grammi per creare un FOC, cioè un bilanciamento della lama un parecchio in avanti. Questo ci permette di avere una massa più penetrante nell'animale. Successivamente abbiamo messo l'arco in una macchina che si chiama praticamente un assettatore di archi. Abbiamo controllato il setting delle due cam e siamo riusciti, anche ottimizzando lo spazio con uno sgancio nuovo e riducendo il loop, ad allungare l'arco di mezzo pollice. Questo ci ha permesso di aumentare un po' di power stroke, l'energia che ha l'arco in carico, nella corsa di carico, e così facendo siamo arrivati ad ottenere una freccia di 700 grani che vola a ben oltre 230 piedi al secondo. 2 e 34. Vai. Io non mi muovo da qua. Dandoci un'energia cinetica di quasi 82 feet pound con un momentum superiore ai 60, ai 0,6. E successivamente abbiamo preso arco riassettato e freccia costruita e abbiamo fatto delle prove tecniche nella linea di tiro che abbiamo a disposizione, prima a 20 e poi a 30 metri. Il volo della freccia è risultato perfetto, la linearità di volo uguale, cioè il destra e sinistra tra i 20 e 30 metri, pertanto abbiamo una caduta verticale ma sempre mantenendo un'asse perfetta, quindi i test sono molto soddisfacenti. Che dire, l'arco è stato preparato, le frecce anche, adesso Fabio dovrà fare il suo lavoro. E poi all'ultimo momento Morris e il suo socio Walter Caligaro mi hanno messo a disposizione delle lame nuovissime da provare, interamente in titanio,
e avrò l'onore e l'onere appunto di provarle per primo sul campo, su, qui in Africa, su uno degli animali più pericolosi. E poi tanto allenamento con il materiale, praticamente tutti i giorni, pochi tiri fatti con la massima concentrazione, magari con un piccolo sforzo per simulare una piccola pallina, quello che poi accadrà sul campo. E oltre a questo, tanto studio dell'anatomia della preda. Mi sono confrontato con diversi medici veterinari per capire al meglio qual era il posizionamento degli organi vitali su questo animale, valutandolo dalle diverse e possibili angolazioni di tiro. Il bufalo ha una particolarità: l'area cardiopolmonale è protetta quasi da una corazza, diversamente dagli altri bovidi. Le costole sono molto molto larghe e molto spesse e che si sovrappongono quasi le une alle altre, quindi c'è pochissimo spazio intercostale. La freccia per forza di cose dovrà impattare contro una di queste costole e dovrà essere più penetrante possibile. Però anche lui ha un punto d'Achille, chiamiamolo così, che è situato appena sopra il gomito, ipotizzando l'animale messo a cartolina, ad altezza cuore. È un punto in cui le costole si assottigliano e sono molto più fragili, e quello è il punto eventualmente da dover colpire nel caso l'animale si presenti in maniera perfetta. Questo naturalmente è tutto in teoria, perché in pratica dovrò fare i conti sicuramente con l'aspetto emotivo. Il vento che andrà e verrà, il fatto di dover arrivare molto molto vicini, e a quelle distanze tutto dovrà girare alla perfezione, perché ci sarà pochissimo, quasi nullo il margine di errore. Con il mio PH Daniele, che mi accompagnerà, abbiamo deciso tendenzialmente di non seguire le grosse mandrie, perché in quel caso ci saranno troppi occhi che guardano, troppi nassi che annusano, quindi saremmo facile preda di almeno uno dei componenti del gruppo, e questo farà sì che manderà a monte probabilmente l'azione di caccia, sarà molto più difficile. In più la zona è molto frequentata, è molto ricca di leoni, quindi non è escluso sulle grossi branchi uno stampede della mandria. Hanno verificato che questo giovane maschio è stato ucciso dai leoni. Si pensava prima che fosse un animale ferito, invece sia Daniele che Valerio hanno controllato meglio e si è appurato che sia stato proprio il leone, probabilmente quelle due leonesse che vediamo quasi tutti i giorni. È stato acchiappato dai leoni. Quello che dovremmo tentare di fare è di arrivare loro a tiro senza farci notare, e questa sarà sicuramente la cosa più difficile. Allora, questa mattina abbiamo trovato le tracce di sette bufali su una zona che conoscevamo già l'anno scorso in novembre, Saka Saka Boys. Abbiamo provato a seguirli, poi probabilmente sono, anzi senza probabilmente, si sono mescolati con una mandria, e quindi abbiamo deciso di tornare indietro, perché con le mandrie, come abbiamo visto già ieri, e con l'arco è troppo troppo difficile. We'll be right back.
Volete andare voi? Sono qui sopra. Volete provare? Andiamo a fare una camminata, andiamo a vedere. Sono tutti qua. C'è qualche animale bello? Io l'ho visti quando sono passato, che i maschi ce ne sono tanti. Dai, provate, perché sennò si fa buio. Mandri irrequiete perché ci sono leoni in giro. Ieri ce ne avevamo uno che seguiva la stessa nostra mandria. Adesso. Ah, shit. Black one o blonde one? Black one. This is a black. This is so. Yeah. And he never see you. Mm-hmm. He see you or he don't see? No, I see me. And he may see you. Yeah. And he running? He are running, yeah, go. L'ideale sarebbe cacciare dei piccoli gruppi o dei dagaboy, kakulis, come li chiamano qua in Zambia, ai quali sarà sicuramente più facile avvicinarci, ma che sicuramente avranno un comportamento più scontroso rispetto a quello tenuto da una mandria. Quindi è tutto da verificare, da mettere in pratica. Guardalo. Siamo sulle tracce di quattro solitari. I tracciatori sono tornati indietro perché qui l'abbiamo persa e sono stati grande pozza a bere stamattina presto. Se ritrovassimo sarebbe un'occasione buona, vero Dani? Occasione buona se ritrovassimo. Occasione buona se ritrovassimo. Non a trovare, li troviamo. Giusto il tempo di vedere dove diavolo vorremmo. A trovare li troviamo. Poi se ci arriviamo a tiro con l'altra. Trovati un cinquantina di metri dopo che ci eravamo fermati accanto alla pozza grande, solo che sono rimasto così impreparato che non ho acceso la telecamera. Erano i quattro caculi che girano in questa zona, di cui uno con un corno rotto, è quello che mi si è presentato a 53 metri perfettamente a cartolina, rimasto lì quasi ad aspettare la freccia che io ho scoccato, però ho compensato poco, è passata sotto il filo di pancia. Poi siamo andati dietro, l'abbiamo ripreso un paio di volte. Ma chiaramente animali vecchi così sono così vecchi perché hanno fatto esperienza, eh? E quindi ci aspettavano, guardavano e poi ripartivano come ci avvicinavamo. Poi sono entrati nel fitto, siamo riusciti anche a farli riuscire dal fitto. E niente, adesso abbiamo lasciato
hanno attraversato la strada e oggi pomeriggio cerchiamo di riprendere le tracce sperando che si corichino qui non lontani. Ci riproviamo. Li abbiamo ritrovati, Li abbiamo ritrovati, ma ci hanno preso in giro un'altra volta. Fatto fare il giro tondo per tutta la valle. Ci hanno fatto fare un'altra bella camminatina. E c'era l'amico mio di questa mattina col corno spezzato. Mattina? Purtroppo oggi il terreno non era dei migliori, pieno di foglie secche, pieno di aperture, quindi abbiamo provato in tutti i modi ad avvicinarci, però il massimo che siamo arrivati è sui 100 metri. Dai, ci riproveremo. Fabio lì. Sicuro? Ci abbiamo altri 8-9 giorni? Eh sì. 9 giorni. Abbiamo fatto un sacco di strada ritrovando i bufali nostri di ieri, quei 7 dagaboy, con quello corno spezzato. Ci hanno fatto fare il giro tondo dentro questo fitto. Siamo arrivati addosso un paio di volte, ma sempre nel fitto era impossibile tirare. Con la carabina avremmo avuto diverse opportunità, con l'arco una è andata male, quindi... Il fatto è che abbiamo anche i leoni in giro che stanno cacciando gli stessi bufali che cacciamo noi. Vedi, se ne ha dov'è? Di qua dalla pianta? Sì. Che non ce ne andiamo da qua che sta pieno di leoni? Stamattina abbiamo visto due maschi, ora un altro maschio con la femmina e i piccoli. Quindi... Meglio prima ce ne andiamo da qua, meglio è forse. L'ultimo approccio il leone era a 10 metri da noi. The buffalo were 10 meters from the lion. We were going to try with the buffalo because there was a small opening. Yes. The lion was just there. Quindi, yeah. Andiamo. Vediamo, dai. È stata dura, durissima, andare dietro tutti questi giorni a questi bufali che ha fatto altro che scapparci. Infatti abbiamo deciso di cambiare zona e cercare un gruppo di solitari in un'altra zona vicino ai villaggi,
e il caso ha voluto che questa mattina trovassimo questa bella mandria di 20 bufali circa. Prima era da solo con, no, con la femmina, prima poi il maschio, c'è partito. Il maschio era sotto un boschetto con una femmina e dopo che ci sono partiti si sono uniti al resto della mandria che era un pochettino più avanti e dopo un 200-300 metri li abbiamo raggiunti e si è riuscito a scoccare questo bel tiro a circa 55 metri. Guarda, tiralo. Tiralo, tiralo. Preso. Forse un po' basso, però. Andiamo a vedere. No, io non ho acceso la telecamera, quella che avevo in testa. Come? È passata bassa comunque, è passata tutta, vedi che c'è il sangue da qua? È entrata tutta? Sì, è passata. Il problema è che sicuramente è andato un po' basso, poi la cosa che mi rammarica di più è che non sono riuscito, con la concitazione del momento non ho acceso la telecamera che avevo in testa, come era successo già la prima volta, infatti. Dall'agitazione del tiro. Vabbè, quella è l'emozione del momento, comunque... Quindi l'abbiamo seguito perché perdeva molto sangue, non era chiaro dove l'avessi colpito, ma il sangue era copioso in terra. È partito insieme al gruppo, l'abbiamo seguito a lungo nel folto e poi Daniele l'ha visto quando siamo usciti, quasi pulito, l'ha visto coricato in un'ora dura. Io mi avviavo per finirlo con l'arco, come immaginavo di poter fare. Daniele invece mi ha trattenuto e ha preferito, ripensandoci poi tirargli prima lui una fucilata per evitare che potesse partire di nuovo oppure venirci addosso. Certo, perché il pericolo era quello. Fabio, senza correre. No, no. Perché questo si rialza. Stai dietro. Fabio! Ho preferito dargli un colpo con la carabina e far sì che questa carica o questo bufalo si alzasse di nuovo e riandasse nel folto. E poi quindi io comunque la freccia del finale l'ho comunque scoccata e, sì. E da lì si è visto effettivamente poi cosa è capace di fare una freccia. Sta sputando sangue dal naso in una maniera, preso i polmoni, adesso guarda che fa.
Vedi se era preso bene. Questo è il battesimo, mio battesimo per quanto riguarda la caccia al bufalo con l'arco, perché è il primo. E il battesimo che l'ha detto adesso anche Daniele, certo, anche per lui, quindi un'esperienza nuova per entrambi. Però abbiamo riportato a casa comunque un bel trofeo, un bel risultato. Certo. In quell'occasione ringrazio i ragazzi che ci hanno guidato, lo scout e il tracciatore, che in questi giorni veramente sono stati capaci di trovare delle tracce di bufali impossibili. Siamo arrivati più volte quasi a tiro, sui 40-45 metri, ma sono sempre partiti. Davanti, guarda dove è entrata, guarda, eccola là. Guarda lì, se invece di qui la prendevi qui era morto. Comunque hai dato un gran bel colpo. Ancora. Sì, I told you, the bullet bam by me. Yeah. I told you, I bambed him there. Mm-hmm. Cash if he was going to bam by him here. Game over. Yes. Se fossimo stati con la carabina, con la tecnica di avvicinamento che abbiamo adoperato cacciando con l'arco molto silenziosa, avremmo sparato 5-6 bufali. Senza dubbio. Nel giro di un paio di giorni, però questa è tutta un'altra soddisfazione. Quindi grazie Dani. Grazie a te e grazie dell'esperienza che mi hai fatto vivere. E vedremo. Allora, prima di portare la carcassa al villaggio, ci sono qua due ragazze che erano capitate in zona per sbaglio e hanno assistito all'abbattimento del bufalo, quindi doniamo loro una parte della carne che andrà al villaggio adesso direttamente. L'ultimo ringraziamento va a Sergio, che è stato con noi per tutta la caccia e che ha prestato il suo più grande amuleto che ha portato con sé dall'Italia, che ricorda 40 anni fa qui in Zambia l'abbattimento di un elefante, di un leone e di un bufalo. E questo qua sono i tappi di champagne che ha trangugiato, bevuto per l'occasione. L'ha dato anche a me. Io ho faticato molto più degli altri, però alla fine l'amuleto ha funzionato. Grazie Sergione, sei un grande. Un po' in ansia, ho detto adesso l'amuleto ce l'ho io. No, grazie infinite. Vorrei riaverlo. Questo, grazie questo infinite, ha 40 Sergio. Anni. Qui in Zambia venne confezionato e dopo 40 anni ha portato ancora fortuna al cacciatore etico. Avevo qualche cappello in più. Grazie. L'anno prossimo casomai torni e fai un bel elefante. L'elefante magari un altro bufalo, sì, volentieri. Perché no? E niente, godetevi quindi queste scene. Siamo giunti alla fine, ma il mal d'Africa è un virus innocuo, un male dal quale non si guarisce mai e con il quale è un piacere convivere. Esiste solo un rimedio, un solo antidoto: andare in bocca al lupo.
per evitare la solita monotonia dei ringraziamenti nei titoli di coda, ve li faccio via video, uno per ciascuno. Il primo ringraziamento va a Tommy, al piccolo Tommy, che è stato il mio alter ego nella presentazione del filmato. E oltre a lui i ringraziamenti vanno anche ai suoi genitori Gianluca e Valentina. Un grazie ai fratelloni PH, Valerio e Daniele Ventriglia. Loro sono nati qui, vivono qui e nessuno meglio di loro potrebbe spiegarci il come e il perché del Mal d'Africa. Grazie a Marcello e sua moglie Anna, sono gli amici dell'Africa, ci siamo conosciuti qui ormai 10 anni fa, continuiamo a frequentarci in Italia, ma questa è la prima volta che ci ritroviamo insieme nel continente. E grazie a Sergio, che è un po' il papà di tutti noi, la sua esperienza di caccia nel continente spazia da nord a sud, da est a ovest, dal diker all'elefante, e ancora oggi con i suoi 83 anni and something, è ancora qui a godere i piaceri di questa terra. Un grazie a Ferdinando, il nuovo che avanza in questo mondo di vecchietti in Africa. Grazie a Morris Bertanza, il mio tecnico di fiducia per quel che riguarda la preparazione di questo strumento, l'arco che ho utilizzato qua. Grazie anche a lui se sono riuscito a portare a termine questa impresa che sapevo essere ricca di difficoltà. E grazie anche a Walter Caligaro e a sempre a Morris per avermi fornito le lame che ho utilizzato per la caccia al bufalo, sono state veramente eccezionali. E grazie a Dubra, mia compagna di vita, che mi segue e mi supporta in tutte queste avventure africane. E infine, per le musiche a supporto delle immagini, grazie a tutti.